Sindaco, questa protesta degli albergatori come la vede sulla tassa di soggiorno? È sbagliata. Non si può da un lato sostenere che bisogna sviluppare il turismo e dall'altro negare la valenza dell'imposta di soggiorno che non pagano ovviamente gli albergatori ma che pagano i turisti. E sia chiaro, nessuno se ne accorge, perché quando io vado al giro in albergo, e ci vado spesso, che pago 1 o 2 euro in più, 3 euro, 4 euro. Neanche, ma il problema è un altro. Fare del turismo, che nessuno in questa città ha mai fatto prima, vuol dire investire molti soldi sul turismo, e molti soldi servono. O me li dà qualchedun altro che si tira fuori 500.000 euro l'anno, oppure l'unica cosa seria, senza gravare gli albergatori o gli altri operatori turistici, è applicare l'imposta di soggiorno su coloro che verranno ad Arezzo. Poi però loro magari vogliono dire la propria, cioè, o perlomeno ci provano, perché dicono che questi denari dovrebbero essere poi reimpiegati per una vera politica del turismo e non per eventi spot. L'ho già garantito che questi denari verranno impiegati solo e esclusivamente per il turismo, ma d'altra parte, in Toscana su 10 capoluoghi di provincia, 8 ce l'hanno, soltanto Prato e Pistoia non hanno l'imposta di soggiorno perché non hanno neanche gli strumenti per fare il turismo. In provincia di Arezzo c'è la Cortona, c'è la Montevarchi, c'è la Bucine, abbiate pazienza, su. Con gli altri non ha mai fatto polemiche, le fanno con me? Va.